di Montreal siamo con Tony D'Angelo, autore, l'unico autore italiano ammesso in competizione mondiale con L'innocenza di Clara, un film che è stato accolto trionfalmente qui a Montreal. Tony, come nasce questo film? Questo film nasce dalla visione di una trasmissione televisiva che raccontava di un fatto di cronaca diventato famoso perché appunto all'interno di questo ménage à trois non c'erano prove sufficienti a poter incolpare nessuno dei tre, per cui essendo morti tutti e due gli uomini alla fine hanno incarcerato la donna pur non avendo delle prove schiaccianti, e la cosa che mi interessava appunto era capire quanto poi questa donna potesse essere o meno colpevole. Quando uscirà in Italia? Credo, ma non ne sono sicuro, a dicembre, inizio dicembre. Cosa ti ha spinto veramente verso questa donna, questa curiosità? È una donna che aveva un amante e un marito e ha fatto ammazzare l'amante in un incidente di caccia. Sì, si dice sempre. Cosa ti affascinava di questo triangolo? No, mi affascinava il fatto di poterla immaginare innocente, nel senso una donna che tradisce il proprio uomo non per forza deve essere un'assassina, voglio dire, era quella la cosa che mi interessava di più. Mi sembrava moralista il fatto di puntare tutto il dito nei confronti di una persona solo perché ha fatto degli errori dal punto di vista dei rapporti sentimentali col marito, eccetera, ma questo non significa che poi una persona fosse colpevole, magari lo è. In tre parole il prossimo film. Un melodramma classico in una cornice poliziesca. La storia di due poliziotti che hanno due storie melodrammatiche in parallelo nella città di Napoli. Grazie Tony, e tutti gli auguri del mondo, sperando che appunto l'Italia vinca. Crociamo le dita.